Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, oggi ci troviamo in diretta di mattina anziché di pomeriggio e sono anche da sola, non ho la camera perché praticamente siamo qui nella parte dietro, quindi siamo nel laboratorio, non siamo davanti, perché Gloria è indaffaratissima che dobbiamo assolutamente consegnare un lavoro e io pomeriggio dovrò prepararmi perché domani, ciao Manu, perché domani saremo a Bari, quindi domani e domenica saremo a Bari. Continuo il progetto che abbiamo iniziato venerdì scorso e senza sapere come lo finirò. Buongiorno Manuela, e che cosa andrò a fare? Quindi ho messo la telecamera fissa, mi sono preparata un po' di cose qui sopra e boh, vediamo quello che uscirà fuori. Oggi mi sento come quando, che ne so, andate a fare, non so se vi è capitato mai, l'interrogazione a scuola e non eravate preparate. Beh, oggi più o meno è così, sto molto molto improvvisando perché di solito Mari qualche volta per il pomeriggio mi preparo, ma chi mi conosce sa che non preparo mai i miei tutorial, quindi vediamo che cosa ne uscirà fuori. Spero un bel progetto e comunque oggi vi insegnerò ad utilizzare la foglia oro, quindi la missione per la foglia oro. Faremo anche uno stencil e poi vediamo quello che mi viene in mente perché oggi va così. So che magari non sarete tantissime ad essere collegate perché oggi ci saranno sicuramente quelle della mattina, però ve la vedrete dopo, pazienza. Comunque adesso io mi tiro su e quindi sentirete la mia voce, vedrete le mie mani lavorare. Ciao Carmela, e quindi non mi vedrete in faccia, ok? Eccomi, mi sto tirando su e quindi mi potrete vedere solo da qua, io però vedo se mi scrivete, ok? Allora, il progetto della settimana scorsa era questo, mi metto anche gli occhiali perché comunque non ci vedo più tanto bene e quindi ecco, il progetto della settimana scorsa era questo, che avevamo già iniziato, vi ricordate che avevo fatto tutto con la penna, quindi con la penna a rilievo questo decoro qui e adesso si è ben asciugato e ben seccato. Che cosa faccio? Faccio un po' il lavoro che fanno i bambini dell'asilo. Vado a riempire gli spazi con un colore per delimitarmeli, oppure avrei potuto farlo prima, quindi mettere il colore prima e poi passare con il contorno. Ok? Quindi adesso lo faccio comunque verso vostro, spero che mi riusciate a vedere, ok? Così, se no abbassiamo un pochino, aspettate un attimo, provo a abbassare un po', così mi vedete un pochino meglio. Oggi senza cameraman. Ecco, così vedete bene quello che faccio. E con un pennellino, io qui ho preso il colore Lamer. Con un pennellino mi vado a riempire questi spazi. Ok? Quindi vado a riempirmi gli spazi delle foglie. Il disegno che avevamo fatto era questo. E quindi vado a riempire questi spazi. Quindi scusate se oggi veramente non vi ho annunciato che però è stata una decisione dell'ultimo momento perché altrimenti avrei dovuto rinunciare, perché poi il pomeriggio tra preparare i materiali, caricare il furgone e quant'altro mi sarebbe stata un pochino più complicata. Poi quando tiro sullo sguardo, vedo quello che mi chiedete, ok? Adesso in questo momento sono con la testa abbassata. Quindi io mi sto facendo queste foglie, poi magari vado a dargli anche del chiaroscuro. A contrasto, comunque farò per facilitarvi la cosa, farò la foglia oro con lo stencil che secondo me è meraviglioso, però è comunque un pochino difficoltoso. Oggi ho anche la mano che mi trema, forse il pennello non è adatto, aspettate che ne prendo un altro, un pochino più sottile. Ho cambiato pennello, l'ho preso un pochino più piccolino. Ecco, fatti meglio. Perché dovete sapere che qui Gloria,
i pennelli e li mette sotto chiave, quindi i pennelli migliori sono nel caveau. Quindi vedo che ci siete collegate, che mi state guardando bene, quindi un buongiorno speciale alle nostre ragazze del mattino, perché immagino comunque al mattino siate tutte al lavoro, però un saluto speciale a chi ci guarderà in differita. Poi andiamo a fare questo, ecco. Vi ripeto, potevate fare anche il discorso contrario, prima fare il decoro oppure fare uno stencil e poi andare a fare il passaggio con la nostra penna a rilievo. Poi questo, quando lo andremo a patinare, farà un effetto meraviglioso perché la patina si va va intorno a questo rilievo e fa un bell'effetto. Quindi oggi sola soletta con il mio tutorial. Sì, sta prendendo forma, vedete come sta venendo bene, bello. Ve lo tiro su così magari lo vedete bene. Potresti avvicinare un po' più la camera. Buongiorno, sempre lavori stupendi, complimenti tata Fefe. Ecco, guarda, adesso ve lo faccio vedere. Ok? Facciamo così, metto lo zoom e vi faccio vedere un po' più da vicino. È che essendo da sola devo un attimino capire. Dovrebbe essere così lo zoom, giusto? Sì. E così mi vedete meglio. Veronica, ciao. Teresa, buongiorno. Ok, e adesso siete più vicine, quindi mi vedete. Bellissimo, grazie Terry. Ecco, quindi stamattina tecnicamente sono un po', non sono molto organizzata, però non posso assolutamente. Ecco, adesso sono più vicina, mi vedete meglio? Sì, vero? Che mi vedete meglio? Sì. Quindi con un pennellino andate a mettere il colore. Bene, io ho scelto le marron, un pochino schiarito, e mi vado a fare comunque, poi sceglietelo voi dove andarlo a mettere. Io lo sto facendo a verso vostro, quindi sono anche contraria. Mi sto colorando tutte le foglioline. Quindi oggi alla fine sarà sicuramente. Ciao Stefania! Mentre sto preparando le mie creazioni ti guardo. Grazie, perfetto, e tocca a Emanuela. Sì, perché Stefania sarà a Sciabbiaborgo quest'anno, vero Stefi? E quindi si sta già preparando. Io non sono pronta invece ancora per Sciabbiaborgo. Ottima idea, Manuela, quella di fare il corso del rilievo a Sciabbiaborgo. Anzi, grazie di avermelo suggerito. Sicuramente lo faremo. Adesso cercherò un progetto carino, interessante da farvi fare a Sciabbiaborgo. Speriamo nel tempo, eh? Però io sapete che parlo sempre con il Padre Eterno e mi ha ascoltato sempre in questi anni, anzi forse troppo perché il caldo era proprio bestiale. Ok, allora quindi questa parte qui diciamo che l'abbiamo fatta e dà un po' quest'idea di fiore, ok, un pochino così. Io vorrei andare a dare un tocco. Mi prenoto. Ok, Manu, il posto è tuo. Voglio dare un tocco a queste foglioline, vedete qui, quindi mi appoggio qua che così voi lo vedete meglio. E sempre riferendomi a quel colore, quindi visto che qui avevamo il trasferimento e poi l'avevamo un po' passate con, guardate che bell'effetto che dà, avevamo un po' passato con la pasta,
vado a pitturarmi qualche punto, quindi per dargli un po' di profondità. Guarda, io vi vorrei far vedere, qualche volta farò un backstage di come preparo io i tutorial, perché sicuramente è molto interessante la cosa. Oggi non era preparato. Che meraviglia, bravissima, grazie Gemma, ma voi siete sempre tutte di parte. Ok. E poi adesso, quindi prendete, diciamo che prendete questo tutorial di oggi come tecnica, magari potete fare un regalo di matrimonio, un quadro, un'amica speciale, un compleanno, per fare un qualcosa di diverso. Io questa qui è una tela che ho recuperato di un vecchio quadro orribile dove la cornice ha fatto un'altra fine. E la tela sotto, insomma, invece che buttarla, l'ho recuperata. Come sempre, voi sapete che io recupero tutto. Prima esperienza, felicissima di far parte di tante emozioni. Sì, e ancora deve arrivare l'emozione, Stefania, vedrai. A breve, la prossima settimana, quando la squadra sarà chiusa, perché ci sono ancora qualche posto disponibile e stiamo valutando. Farò il gruppo WhatsApp, gruppo Sciabbi al Borgo. È lì che sale l'adrenalina, quando i tempi cominciano a stringere. Comunque, mi stupisco sempre di me stessa perché comunque sta venendo veramente carino e graziosa sta cosa. Viva l'improvvisazione a sto punto. No, non siamo di parte, sei te che sei bravissima. Ma grazie, Manu. Vabbè, comunque, sai che vi dico? Che io sì, complimenti che mi fate, me li prendo. E come se me li prendo? Dopo, a volte mi arrabbio per quello che trovo in giro, però chi se ne frega? Vuol dire che qualcuno sarà sicuramente invidioso. Ecco, guardate come ha preso già forma questa parte qui. Va bene? Adesso quello che andiamo a fare, che ci impieghiamo un attimino di più, è di fare, ho scelto questi due stencil, qui non si vede molto, però è lo stencil a cuore, ok? Ed è il numero 05. Poi un altro stencil che andremo ad utilizzare è lo 035 ed è quello delle scritte. Grazie, Tata Fefè. Allora, adesso andiamo a fare quello che tutti mi avete chiesto da sempre ed è la foglia oro. Allora, io farò una parte di questo quadro con la foglia oro e voglio mettere questo, quindi sarà un miscuglio di tecniche. Voglio mettere questo qua, questo qui, adesso lo faccio vedere più qua, ecco. Vorrò mettere questo, cuore esattamente qui e lo andrò a fare con la foglia oro. Come tutte ben sapete, bisogna spruzzare la colla riposizionabile per far sì che lo stencil si attacca benissimo, ok? Quindi io spruzzo la mia colla riposizionabile e la spruzzo qui per terra così non vi do fastidio. Dopo che l'avete spruzzata, aspettate un attimino che faccia presa e lo andiamo a posizionare. Allora, vediamo come lo posiziono io. Probabilmente verso il centro, così ce lo faccio entrare tutto. Tolgo questo che è un'impurità, si è attaccato il polistirolo. Ecco, vado ad attaccare il mio stencil bene. Oggi, dove sto? Ciao! Ciao Teresa, questo è lo stencil tanto adorato da Adele e Daniello. Sì, è bellissimo. Aspetta, mi sono persa qualche cosa perché comunque se guardo sotto.
Vediamo che cosa. Anche questo potrebbe essere adatto per un corso a Sciabbi al Borgo se non c'è vento. Questo è vero. Ok. E allora adesso vi faccio vedere. Quindi prendiamo la missione, io la tengo in un barattolino di quelli degli omogenizzati. Ok, però sarebbe questa, ok? Missione per doratura. Allora, voi la vedete rosa la mia, sapete perché? È un trucco questo. Abbiamo messo una punta di rosso per farla diventare rosa, perché così quando voi, siccome è trasparente, quando voi andate a metterla, riuscite a vedere bene dove si posiziona la colla. Se invece voi la lasciate trasparente, non vi rendete conto e succede che magari qualche parte la lasciate senza mettere colla. E chi usa la foglia oro sa che la foglia, se non c'è colla, non si attacca. Quindi mi prendo il mio pennello, prendo un pennello qualsiasi e vado a dare la colla. Importante che lo stencil sia attaccato bene, ok? In questo caso, quindi vado a dare la colla come se fosse di dare il colore. Fate attenzione appunto perché questa è liquida e se non è attaccata bene, quindi anche io che lo faccio in diretta è la prova del 9, se non è attaccata bene va a finire sotto e facciamo un disastro. Quindi mettete la vostra colla. Difficilissima questa parte. Ve lo sto facendo con uno stencil proprio perché magari potete metterlo su una cornice, su quello che volete. Comunque il fatto della foglia oro me l'avete chiesto tantissime volte. Allora, io lo sto mettendo sullo stencil. Se fosse una cornice, andate a mettere la vostra colla sulla cornice. Naturalmente la foglia che utilizziamo noi si chiama orone. Perché non è proprio la foglia vera, ok? Non è l'oro zecchino, perché sennò ha un costo elevatissimo. E soprattutto la tecnica per mettere l'oro zecchino non è questa. Quindi si mette la colla, lo mettiamo a tutto il nostro stencil. Allora, si potrebbe fare in due modi, dopo che avete messo la colla, fare asciugare bene e poi mettere la foglia. Oppure mettere la foglia direttamente sopra lo stencil. Ok? Forse vi viene anche più preciso. Se trovo le tavolette, vedi un po' Cristina se mi trovi la tavola, quella, forse sta là sopra. C'è quella che ci avevo fatto la foglia oro, prendila un po'. Se sentite qualche rumore, qua è che Gloria sta lavorando. Naturalmente la foglia oro deve, la colla la dovete far riposare un pochino perché si deve un po' asciugare prima di mettere la colla. La trovi la tavoletta Cri? Deve stare in quel gruppo di tavolette lì. Oppure vedi qui dietro la colonna. C'è una tavoletta che avevo fatto lo stencil. Allora, io già qui vedo che la colla un po' mi è andata sotto, perché probabilmente non era attaccata bene. Esatto, quella lì. Adesso vi faccio vedere più o meno, ma quanto rimuovi lo stencil? Poi non si porta via anche la foglia? No, non se la porta via perché si attacca perfettamente. Allora, vi faccio vedere questo qui, che avevate visto già pubblicato, ed è fatto più o meno con la stessa tecnica, a parte poi tutta la lavorazione che c'è dietro, sopra, di lato. E ecco qua.
Questo è lo stencil fatto con la foglia. Ok? Adesso, quindi questo Cristina ve lo ripone di qua, prendete la vostra foglia oro, è fondamentale il materiale, perché vabbè, questo magari non lo avete a casa, però, allora, quindi dovete avere la vostra foglia che io ne ho in quantità industriale, per quanta ne usiamo. Poi il coltello da doratore, trovate tutto sul sito comunque www.colorchicvenicesciabi.it e un pennello per spazzolare l'oro. Allora, il tappetino da doratore, adesso io vi faccio vedere, nel caso nostro, siccome io ho uno stencil, prenderò le foglie, anche la foglia oro la trovate sul sito, e la vado ad appoggiare, scusate, ne ho prese due, fammi controllare se sì. Allora io gli do una fonatina perché non è proprio asciutto, perché la colla deve asciugarsi un po'. Abbiamo il fono qui? Ah, non l'avevamo preparato. Un attimo che lo fono, lì c'è la spina. Allora, la colla la togliamo, eccoci qua, io l'ho asciugato per bene, e mi vado a mettere la mia foglia, me la appoggio, la tampono leggermente con le mani, la rimetto di qua, quindi faccio tutta la mia superficie, se avete la colla nelle mani vi rimane anche la foglia attaccata sulle mani. Mi fischiano le vere orecchie, chi mi sta pensando? Quindi vado a far aderire bene la mia foglia. Quindi potete anche lavorare con le dita, quindi vado a far aderire la foglia, la metto anche di qua che vedo che non mi c'è arrivata. E vediamo che cosa esce fuori. Dovete assolutamente farla aderire. Se fosse la cornice è anche più facile, perché comunque la dovete mettere semplicemente dove avete messo la colla. Adesso prendo un pennellino un po' più... potrebbe andare più... e vado un pochino a farmela aderire dove ci sono i buchettini. Faccio aderire, ho preso anche uno stencil molto piccolo, quindi un pochino più difficoltoso. Ecco qua. Siete? Andiamo a togliere lo stencil, vediamo il risultato. Ta da da da! Ta da da da! Uno, due, tre. E voilà, guardate qua, qui non mi si è attaccata la foglia, non me ne ero accorta, potete sempre intervenire anche dopo se vi accorgete che ci sono dei punti che avevo lasciato. Mi riprendo la mia foglia da qua.
ecco qua. Questo è il risultato, non so se riuscite a vederlo, fatto con la foglia. Ok? Quindi adesso questo poi, ricordatevi, questo non rimane tutto dorato, basta che andate con il pulitore e torna perfetto. Quindi a sto punto qui la foglia l'abbiamo messa, ricordatevi di spazzolarlo l'oro. Ecco qua, mi tolgo la foglia, quindi oggi vi ho fatto vedere la foglia, il colore e l'altra cosa che andrò a fare, proprio perché andiamo a fare una tecnica mista, vado a farmi uno stencil, andrò ad aggiungere delle scritte. Anche la foglia ricordatevi sempre di proteggerla, quindi andrò a fare delle scritte qui. Il discorso è sempre lo stesso, il discorso è sempre lo stesso, basta che mettete la colla dietro, andrò ad utilizzare il nero. Mi raccomando, fatelo bene e vado a fare il mio stencil. Non so se lo farò tutto, eh. Forse un pezzettino. La scritta è sempre un po' impegnativa come stencil, perché avendo dei buchetti proprio piccoli dovete andarci e insistere un po' sopra. Grazie Gemma, Teresa meraviglioso, grazie, ma che carine che siete, ma aspettate di vedere il risultato, però dai, devo dire che già mi piace, perché poi vorrò arricchirlo con qualche pizzo, qualcosa, qualche fiocco e ecco qua che il gioco è fatto. Già sono più tranquilla dell'inizio, perché ero un po' agitata. Che poi tutti mi dicono, agitata tu? Sì, agitata io, perché anch'io mi agito per i lavori che devo fare, i tutorial, ok? Siete pronte? Ta 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 ta, sì, il vedo non vedo mi piace, quindi volutamente fatto un po' di più, un po' di meno, ed ecco qua, secondo stencil da lavare. Per Cristina, quindi per ora il risultato è questo, un po' tutto misto. Adesso io ho questo tavolo grande che fortunatamente mi dà la possibilità di appoggiarmi e prossimo tutorial è questo tavolo, anzi no, Francesca stai zitta perché forse poi non riesci a farlo. Adesso vado un attimo ad asciugare questa parte qui con il fono velocemente e poi vado a passare la cera neutra. Così vi faccio vedere e poi la cera scura. Ecco, asciugato. Adesso passo la cera neutra con il pennello, così faccio anche prima. E poi andiamo come sempre a patinare. Qui sopra tutto in disordine. Anche sopra la foglia, ok? Anche sopra la foglia. Dappertutto. Perché così non si ossida, perché la foglia, essendo un metallo, se voi non la proteggete, si può ossidare. Quindi o con la cera o con un prodotto assorbente, mai con la finitura acqua, ok? Non con la finitura che usate per le porte o per le cucine, va sempre fissata o con la cera o con un prodotto assorbente, altrimenti vi si ossida, fa la ruggine. Potrebbe essere anche un effetto voluto, diventa verdognolo, non fa proprio la ruggine, ok?
quindi io passo la cera dappertutto. Bene, ora vado a patinarla. Sapete che io patino tutto quello che mi capita sotto mano, no? Metto anche seduta che ho un leggero mal di schiena e anche un po' di coliche, quindi stavolta stavo per non andare a Bari per le coliche. Lo andiamo a patinare, guardate sopra la foglia che spettacolo. Farò qualche danno oggi, che sto da sola, sicuro. Quindi io vado ad invecchiare e a rendere questo come se fosse uscito da non so che, dalla terra. Cioè, che bello, parlo, rido, faccio tutto da sola. Oggi non c'ho la mia gloria che mi tiene banco. Lei è nell'altra stanza che sta facendo un lavoro senza polvere. Beh, io sinceramente, anzi, che ti dico, forse me lo porto pure a casa, perché visto che gli scarpari vanno con le scarpe rotte, io a casa non ho neanche un quadro appeso. Molto sciabbi comunque. Io sto patinando di qua, ok? Poi col fatto che sotto una tela mi viene tutta sta parte un po', date anche un po' la cera data male, quindi qualche punto anche di più. Che dire, il progetto mi sta piacendo. Poi adesso andremo ad arricchire il tutto con dei, adesso guardate mentre faccio questa parte qui. Ciao Fabrizia! Hai visto stamattina che sorpresa? In diretta per le mattutine. Però faccio un saluto a chi la vedrà in differita, quindi tipo nel pomeriggio o di sera, o ci sarà chi la vede la domenica perché magari si ritrova sul divano bella comoda. Oggi abbiamo fatto un tutorial tecnica mista. Ho finito, diciamo, il progetto la settimana scorsa. Anzi, sto finendo, non ho ancora finito. Sto patinando questo. Ok, forse la parte patina male, devo dire. State vedendo cosa sto facendo? Sto dando volume, quindi chiaro scuro con la cera. Io non potrei fare a meno di questa cera, voi? Cioè, proprio la cera scura dappertutto, in ogni dove. Guardate come mi sono già conciata le mani. Allora, poi magari possiamo andare ad insistere su qualche angolo. Cristina, mi prenderesti un pezzettino di paglietta, la mia assistente, l'unica che oggi mi caga, tra virgolette. Oggi qui nel mio laboratorio non mi caga nessuno. E poi mi prendi anche la patina blu, quella avio.
Quindi con la paglietta poi vi potete andare ad aiutare. E con la patina avio, adesso perché mi è venuta questa idea, vado a dare qualche tocco. Qualche tocco qua e là. Mi pulisco anche la mano. C'è Gloria da ogni tanto si affaccia. Allora, vado a dargli qualche tocco di blu. Insieme alla cera scura, così gli diamo qualche risalto di un altro colore e andiamo a sfumarci poi anche le nostre foglie. Vedete che effetto che dà? Patine a gogo. Comunque vado ad aggiungere ancora un po' di patina blu qua e là. Io ce l'ho un po' sciolta la mia perché il pennello era caldo. Un'altra tecnica: se per caso vi accorgete che durante l'estate le patine, le cere vi si sciolgono, mettetele un'oretta prima che la dovete utilizzare in frigorifero o in congelatore, così vi torna dura e riuscite ad utilizzarla meglio. È bellissimo, Franci, grazie Manu. Grazie Manu, grazie, grazie. Se sapessi solo la storia di questa cosa, che veramente sto improvvisando e non so quello che vado incontro. Sto solo dando atto al mio istinto e cercando di fare il lavoro il meglio possibile. Ecco qui che prende forma con il blu. Guardate il blu che tono che gli dà. No, spettacolare. Brava Franci. Me lo dico da sola. Come si dice, me la sono e me la ballo. Allora, qualcuno ha sempre un po' paura di mettere troppe cere, invece io ne metto sempre in abbondanza perché mi piacciono un casino e danno la profondità che serve a, non so, prima avete visto com'era piatto, guardate adesso come è diventato bello voluminoso. Quindi i prodotti color chic non possono mancare nelle vostre case, quindi piano piano comprateli tutti, perché come fate a non avere la patina avio, come fai a non avere la patina scura? Io per esempio, da buona creativa, a parte perché ho il laboratorio, ma non mi deve mancare nulla, nulla nel mio armadietto creativo. Bene, poi andiamo a lavorare adesso sul cuore, perché altrimenti rimane troppo piatto. Dove mi metto? Mi metto qui, ecco, e vado a dare anche qui un po' di cera. Vedo, non vedo, su alcuni punti. Lavorateci per farlo venire fuori, quindi dategli la profondità. Thank you.
apriamola, perché poi prima di iniziare non so mai quello che fare, ma poi mi piace, perché vedi, guardate come ci potete lavorare all'infinito. Diamogli anche qui un po' di patina blu, va. Patina blu, wow, fantastica, fantastica, fantastica. In questo periodo comunque sono innamorata del blu, sarà che voglio che arrivi l'estate, voglio l'estate, voglio l'estate tutto l'anno. Bella canzone, una cosa del genere. Ok. Sto esagerando? No, vero? Allora, Stefania dice, grazie, adesso come utilizzare la patina blu. Grazie, adesso so come... Ah, ok, la patina avio blu. Ok. Patina avio, a go go. Ok, allora... La prima parte impression è terminata, adesso metto qualche pizzo e qualche fiocco e ci siamo. E secondo me il risultato è già super ottimale. Potremo aggiungere forse un po' di patina blu dentro del nostro riquadro. Dovete sempre lavorare per cercare di capire come e dove dare le profondità quando usate le cere. Bene, allora questa parte dovrebbe essere terminata. Mi pulisco un attimino la mano perché mi sono proprio tutta sporcata e vi faccio vedere un attimo com'è venuto. Allora, questo è il cuore. Ciao, che meraviglia, vedo adesso dall'aeroporto di Catania in partenza per Milano. Ciao Maria, ecco Maria Rosa. E adesso io vado ad aggiungere, quindi ve lo faccio vedere da qua, vado ad aggiungere dei putti e direi che dopo che il gioco è fatto, vediamo nel mio cavò qui sotto che cosa posso spendere per questo, se trovo il capo del pizzo forse sarebbe cosa buona. Allora io ho questo, adesso potrei, vediamo un po'. Non so ancora se mettere o non mettere il pizzo. Mettere o non mettere il pizzo. Mettere o non mettere. Allora abbiamo anche qualcuno che suona il telefono. Non vi preoccupate. Tutto sotto controllo. Ah, questo forse. Questo è più indicato per... ecco, e quindi eccoci qua, sì, spettacolare, grazie, ciao mami, Antonio, ciao Francesca, complimenti per il tuo estro, buona giornata a voi, ma buona giornata a voi. Allora sì, questo mi ci piace molto perché quell'altro era troppo panna, vediamo se ne ho altri nel mio cavo. No, questo è troppo chiaro. E questo devo ringraziare una cara amica di questo regalo strepitoso. Ho anche questo nel mio cavo.
il mio cavò, anche questo che mi piace molto lo stesso. Sì, potrei mettere un pezzettino qui, oppure potremmo fare questa cosa. Ok, sì. Quindi le forbici le ho, la colla a caldo anche, e io vado a fare semplicemente, adesso voglio mettere questo qui, quindi me lo vado a mettere proprio in tutta la lunghezza, quindi mi taglio questo pezzo e questo semplicemente lo andremo a mettere con la colla a caldo. I prodotti ve li ricordo: colla spray, penna, prodotto per trasferire, Giovanna, bellissimo, grazie, missione, gli stencil, la foglia oro e tanta tanta cera, patina, cera scura, guardate questa come tutta sporca. E quindi adesso vado ad attaccare questo bellissimo pizzo e lo andremo a mettere proprio così. Ok, quindi adesso con la colla a caldo che ho qui e mi avvicino, vado a mettere qualche punto di colla a caldo. Ecco, e così me lo vado a tirare, anzi me lo fisso dietro. Se sentite un urlo è perché mi sono bruciata come sempre e mi ustiono. Adesso vi faccio vedere, scusate ma mi metto comoda per evitare ustioni. Ecco qui. E poi ai ai ai, allora quindi questo adesso è il risultato, adesso io me lo piego anche dietro e quindi metterò la colla da dietro così davanti non mi si vede, perché ho visto che invece mi si vedeva. Abbiamo quasi finito ragazzi il progetto, abbiate un attimo di pazienza che ci siamo. Ok, Cristina ha usato una prolunga molto comoda come sempre, praticamente non mi arriva il filo, cioè abbiamo prolunghe tipo lunghe 25 metri e noi usiamo quelle corte 5 centimetri. Ormai ti lascia stare, abbiamo fatto. Scusate, adesso ve lo giro, intanto sentite solo la mia voce. Così vi faccio l'effetto sorpresa. Un abbraccio. Ciao Teresa, sì, ci vediamo domenica. Ok. Allora. Pizzo messo. Messo anche un po' storto, ma era proprio come lo volevo. Sto cercando di capire se aggiungere dei dettagli, perché qui mi si vede un po' la colla da sotto. No. E questo vediamo, se aggiungere questo come dettaglio, perché questo è molto bello. Sì. Campanello che suona,
E vabbè, è un laboratorio, quindi che problema è? Ne metterei un altro pezzo anche sotto, non tutto però. Quando la creatività non ha limiti. Allora, però io farei questa cosa, come lo voglio tagliare così. Non è asciutto adesso, quindi mi si sporca. Eccoci qua. Allora, mettiamo questo, lo metterei un pochino più corto e poi il progetto è finito. Qui lo taglio per bene. Ok, mettiamo la colla e il progetto adesso è finito. Metto la colla sotto. Meraviglioso, guarda, me lo dico da sola. Nostro campanello di quando si apre la porta. Ecco qui. Mettiamo un altro punto dietro. Scusateci se oggi le riprese non sono state il massimo. Bene, il progetto è finito. Adesso cerco di restringere lo zoom se ce la faccio. No, non ce la faccio. Comunque questo è il progetto. È finito. Poi vi faccio una foto tutto completa. Anzi, ve lo sto facendo vedere anche al contrario, scusate. Eccolo. Mi metto qui piccolina piccolina e facciamo una cosa. Tolgo addirittura il telefono, così faccio prima. Eccomi! Scusate se mi si è tolta, girata, che cacchio ho fatto, aiuto! Eccomi! E quindi restringiamo la camera, eccoci. E quindi hai ragione, ma sono i grafici che sono un po' in ritardo, scusaci. E quindi dal nostro laboratorio è tutto. Io vi faccio vedere un attimino da lontano come è venuto il progetto. Eccolo qua, quindi dall'alto, non male direi per essere stato improvvisato. E quindi dal nostro laboratorio è tutto, buon pranzo a tutti e ci vediamo venerdì prossimo con un nuovo tutorial. Un abbraccio, ciao a tutte, ciao, ciao ciao, a venerdì, non mancate. Ah, ho scordato il codice promo. Bene, oggi pomeriggio ve lo pubblico. Ciao! Anzi, no, ve lo dico subito, codice promo, questa settimana... a tutti quelli che faranno un ordine superiore a 50 euro, avete capito? Allora, il codice promo è niente codice promo. A chi spende più di 50 euro regalerò uno stencil, quindi non occorre nessun codice, basta spendere più di 50 euro e io vi regalerò uno stencil. Mi sono impazzita all'ultimo momento. Ciao!